Jam TV. Grace Slick è una modella bellissima. Vive e lavora a Palo Alto, a sud di San Francisco, nei pressi della Università di Stanford. Però la sua passione e il suo sogno è quello della musica. Ha formato una band con il giovane marito Darby Slick, che era un batterista, e aveva chiamato il gruppo The Great Society. Un giorno della primavera del 1966, i due si recano invece in città, San Francisco, in quel locale che un gruppo di amici aveva deciso di prendere, pensate un po', per avere un palco dove esibirsi. Il posto si chiamava The Matrix, era una ex pizzeria e si trovava nel quartiere Fillmore. La band si chiamavano The Jefferson Airplane. Avevano anche loro una cantante donna, Signe Anderson, che però era rimasta incinta, quindi il gruppo aveva bisogno di una nuova cantante. Grace si è proposta e tac, è nata la magia e la leggenda. In dote Grace Slick porta due brani, uno dei quali Somebody to Love, scritto da suo cognato invece, che era il chitarrista dei Great Society e già inciso con la band, diventerà invece un grande inno dell'estate dell'amore. Chi oggi più di noi ha bisogno di qualcuno da amare? Thank you.